È un grande onore aprire i lavori della prima assemblea pubblica in piazza della Consulta rivoluzionaria. È probabilmente la prima assemblea della storia del popolo sardo. Abbiamo lavorato per poco più di un mese, abbiamo lavorato duramente e il risultato si è visto. Non abbiamo fatto fatica a convincere la gente, i gruppi, i movimenti ad aderire a questo nuovo progetto. È stato semplice, poche parole e l'adesione c'è stata. Stiamo iniziando questo nuovo rinascimento del popolo sardo. Una nuova storia si sta aprendo. Noi come Consulta rivoluzionaria, come blocco sociale, come blocco sociale intendiamo costruire qualcosa di nuovo, qualcosa in alternativa a questa classe politica che miseramente ha fallito il suo mandato, sia quello attuale sia quello storico. Noi vogliamo che questa classe politica vada via perché non è stata degna di rappresentarci, non è stata degna di proteggere i baluardi di sviluppo, di aver tracciato una politica che ha portato tutto il nostro settore e i settori della Sardegna al fallimento. Io vorrei per questa classe politica organizzare anche un tribunale popolare per giudicarli. Il reato infamante e il disastro che hanno creato, la terra bruciata, sono riusciti con loro fare o non fare, sono riusciti a far sì che comparti come il settore agropastorale, fondamentale per la nostra economia, per il nostro ambiente, per il mantenimento delle nostre, diciamo così, società rurali, non hanno voluto ascoltare il movimento dei pastori quando qua in piazza gridava che era necessario invertire rotta e trovare soluzioni. Non sono stati capaci di trovare soluzioni agli artigiani e ai commercianti, quei commercianti che si sono trovati con i negozi chiusi, assillati da Equitalia e soprattutto da tutte quelle concessioni che sono state date ai centri commerciali e alla grande distribuzione. Li giudicheremo di aver permesso che l'ultimo residuo di industria, parlo di Alcoa, da lunedì non produrrà più un chilo d'alluminio né in Sardegna né in Italia, lasciando a spasso migliaia di famiglie, creando un danno economico irreversibile. Li accusiamo di aver perpetrato tutti questi anni un lavoro assillante contro tutti i settori produttivi. Abbiamo visto la fine delle nostre università, abbiamo visto i nostri studenti che stanno protestando perché stanno chiudendo i centri di accoglienza, quei centri che permettevano ai meno ambienti di venire a Cagliari a studiare e spendere pochi soldi per dormire e mangiare. C'è tutta una serie di cose che non possiamo più permetterli. Noi come Consulta rivoluzionaria ci proponiamo candidarci a gestire la politica, ci candidiamo a gestire l'emergenza, quell'emergenza data da tutta una serie di punti programmatici che congiuntamente, in maniera collegiale, abbiamo deciso. Noi come Movimento Pastori Sardi abbiamo sposato la sovranità alimentare e per quella ci batteremo e la porteremo avanti. Importiamo l'80% dei beni alimentari. Quando abbiamo un territorio vocato alla produzione, quando abbiamo dei bacini
che accumulano oltre 2 miliardi e mezzo di metri cubi di acqua che sarebbero in grado di irrigare 500.000 ettari di terreno e oggi ne irrighiamo poco più di 30.000. Ecco, tutte queste forme di politica, di visione futura, la Consulta rivoluzionaria ce l'ha in sé. Io ritengo di aver detto quanto poteva bastare per iniziare questi lavori e diamo la parola agli altri interventi. Oggi è un giorno storico, oggi stiamo scrivendo la prima pagina di un grande libro dei nostri sogni, dei sogni futuri della Sardegna. Scusate, siccome come abbiamo diritto noi di manifestare e di dire quello che pensiamo, anche chi sta dall'altro lato del porto ha diritto di muoversi per le proprie cose. Ci chiedono gentilmente di liberare il viale Roma lato porto per far passare le macchine. Grazie.